This is a song called Rêve de pays. Je vous nomme de silence en cette langue de mémoire et d'absence. Frère de combat, que le vieil ordre insulte puis encense, sœurs brisées, que livres et murs toujours trahissent en ces temps où les pères égorgent encore les filles. Orphelin à qui on a volé la terre, l'âme et la chance, nous avons délaissé la mer pour route d'étoiles, qu'habite semence. Pourquoi nous faut-il payer le prix d'ultime conscience? Qu'est-il devenu ce rêve d'un pays marié à l'enfance? Voyageur du désert, nomade d'Europe, parfumé d'errance, aucun ange n'a parlé langage autre que souffle en partance. Je vous engage donc à pèlerinage de notre engeance avant que feu ne brûle ce qui reste de parlance. Pourquoi nous faut-il payer le prix d'ultime conscience? Qu'est-il devenu ce rêve d'un pays marié à l'enfance? Diciamo, nel panorama simbolico costruito da deserto, sole, acqua, sono i nodi fondamentali del... Quindi anche il discorso della migrazione. La migrazione, anche la migrazione, quello che volevo dire, nell'incrocio orizzontale metaforico e verticale della metonimia e del percorso simbolico, è lì che crea una polifonia di sensi che non lascia tranquillo nessun significato. Questo è per me importante, insomma. Cioè, persino il mare, il sole, non sono lasciati tranquilli. Anche il sole, prevalentemente fonte di vita, ma in certi versi è anche immagine del potere, e diventa il sole diventa osceno. E lo stesso, quello che ho non riuscivo a trovare la citazione esatta, la stessa erranza è traguardata criticamente, ma non con un discorso,
attraverso proprio la mobilità dei versi, che sono effettivamente martellanti sempre, spesso sono senari e settenari, se andiamo a vedere, o anche versi più brevi, che compongono, comporrebbero degli endecasillabi. Però questa frattura serve come per tagliare i corpi sia del potere, poliziotti, politici e quant'altro, insomma, generali, ma anche traguardare criticamente, se leggiamo bene, anche quelli di cui ci si sente voce. Anche se resto in pista come un pagliaccio avido, un profeta senza popolo, una sorgente senza destino, sono già fermo nella morte, luce libera, pietra che rotola nei fuochi delle rapide. È per questo che cammino in fretta, rifiuto il superfluo e cerco, dopo tutto questo tempo, di abbracciare la mia gente. Questa poesia, voglio dire, questa poesia è anche per noi, è anche per noi, anche se siamo in una condizione completamente diversa. Si ricollega a quel discorso che facevo prima di separatezza tra ambiti culturali e società, che va in parallelo tra separatezze del ceto politico e società. A livello culturale, purtroppo, a me fa male, esiste questa situazione, e allora non perde di senso il senso civile della scrittura, perché il senso civile della scrittura si crea nel momento in cui incontra l'altro, e qui non c'è, non c'è. E qui non c'è. On peut faire une poésie politique et métaphysique en même temps. C'est pour ça que Platon a interdit les poètes. Si può, certo. Certo, due mondi separati. Questo è quello che vuole il potere, gli fa bene al potere, ma anche tanti poeti gli va bene, non si accorgono, sono contenti così. Certo, va bene. Grazie dell'eroica presenza.